Prego, permetto. Perfetto. Così i colleghi fotografi possono scattare le loro foto per la storia, anche questa. Insomma, eh sì, rimarrà lì. Grazie. Grazie, grazie. Signori. Arrivederci. Lei resta con noi, professore, grazie. Prego, diciamo, per io. Lei avrà attinto grandissima come dire, materiale per il suo lavoro che la occupa da tutta una vita. Io sono curiosissimo di capire una cosa, se, perché questa è una di quelle cose che periodicamente venivano fuori, ma è vero che Palmiro Togliatti in qualche modo per aderire diciamo, alle richieste di Mosca ebbe la tentazione, se non lo fece del tutto, di abbandonare Antonio Gramsci? C'è un micro, dai. Non si tratta di abbandono. Gramsci è stato per alcuni periodi della sua prigionia isolato politicamente perché in dissenso col partito, in dissenso che poteva arrivare ad una rottura finale, perché nel 1930, quando questo dissenso si manifesta in maniera più acuta, i collettivi comunisti delle carceri potevano anche spenderlo, e Gramsci fermò questa cosa che per fortuna non si verificò. Quindi si tratta di isolamento politico. Abbandono nel senso di abbandono alla condizione di carcerato sarebbe improprio dire, perché Gramsci, come qualunque prigioniero, non può che combattere per la libertà che per lui è anche la sua liberazione, non può che crederci, sperarci. Pensate a Moro nella prigione delle Biere, quando Verga le ultime pagine del memoriale pensa di poter essere liberato dopo pochi giorni. In realtà, in una prospettiva storica, si può dire in maniera documentata oggi che le condizioni perché Gramsci venisse liberato non furono mai date, perché consistevano nella possibilità di un accordo fra il governo sovietico e il governo fascista italiano, nel quale c'era una disparità e diseguaglianza enorme di interessi, perché Mussolini poteva anche avere l'interesse a liberare Gramsci, liberandosi a sua volta di un grave problema, tra l'altro la possibilità che Gramsci morisse in carcere, e dando un colpo decisivo ulteriore al partito di Gramsci, perché aveva fatto un grande gesto. Ma qual era l'interesse di Mosca a fare un passo così pesante come quello di chiedere la liberazione di Gramsci, in cambio di che? Senta, ho capito, però come dire, un altro paio di dubbi io ce li avrei, lei mi può aiutare a dirmeli. Che cosa sarebbe stato del Partito Comunista Italiano, della sua relazione con Mosca, se a capo di quel partito non ci fosse stato Togliatti, bensì Gramsci? Qualche giorno fa noi abbiamo ricordato nel centenario della nascita una personalità che in qualche modo è il vostro conterraneo, Davide Laiolo. Nel libro Finestre aperte a botteghe oscure, nel suo libro Taranto, lui riporta un colloquio molto ravvicinato con Togliatti, nel quale era entrato, con il quale era entrato in grande intimità, secondo il quale gli avrebbe domandato: ma se ci fosse stato Gramsci al posto tuo durante il grande terrore a Mosca, che avrebbe fatto? E Togliatti gli rispose tranquillamente: si sarebbe fatto ammazzare. Se a questo aggiungiamo una confidenza di Togliatti a Rossana Rossanda, riportata nelle memorie di Rossana, la ragazza del secolo scorso, in cui interrogato da Rossana sul dissidio con Gramsci, sulle divergenze politiche che cominciano persino prima dell'ottobre del 26, già nella preparazione del congresso di Lione, su chi avesse ragione, Togliatti non esitò a dire: avevo ragione io. Personalmente penso che avesse ragione Togliatti. Allora, le lettere dal carcere sono le fatiche più note appunto di Gramsci, un argomento di attualità adesso, più che mai adesso appunto, in un'epoca di fioriti eccetera. Riprendo il microfono. E che c'entra fioriti? E che c'entra? Beh, in una versione diversa, la tensione politica che c'era in quelle lettere, la spinta forte verso una politica che metteva l'etica al centro del suo pensiero. Insomma, Gramsci ci ha perso quasi la vita in quel carcere per scrivere della bella politica. E invece adesso siamo in un'epoca opposta. Tutte le epoche hanno le loro grandezze e le loro miserie. Le grandezze si scoprono sempre dopo, le miserie purtroppo si vivono, e certo ne viviamo molte in questi giorni. Grazie a tutti.